Salve a tutti, benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi mi presento col nuovo outfit che utilizzerò con tanto orgoglio e ma soprattutto con tanta bellezza. Allora, partiamo subito, bando alle ciance. Molte di voi mi hanno chiesto nei video precedenti dei nostri tutorial come poter aggiustare una click clack quando non si chiude più bene. Spesso non posso dire che capita, però potrebbe succedere che la click clack, come in questo caso che vedete proprio sulla borsa, non riesce a chiudersi più bene. In questo caso noi cosa facciamo? Apriamo la nostra borsa e diamo una leggera torsione nel verso contrario. Andiamo a vedere adesso e tranquillamente la nostra click clack si chiude. Ve lo voglio far vedere anche con un altro elemento, una click clack un po' più grande, come ad esempio questa. Allora, vedete che questo si chiude male, o meglio, non si chiude quasi per niente. Vedete qui in questo momento, ok. Noi apriamo la click clack e facciamo una torsione nel verso contrario, cioè quindi nel verso dove le due click clack, due pomelli si devono unire. Quindi questo va verso il basso, questa mano qua verso il basso e la mano contraria verso l'alto e vediamo che la click clack si chiude. Vi faccio vedere anche su quest'altro modello che abbiamo visto che appunto qui non si chiude per niente, no? Perfetto, allora apriamo la nostra click clack, diamo la torsione e poi chiudiamo. Ecco qui, velocissimo davvero, ma sicuri che risolviamo uno dei problemi che ci viene chiesto spesso in assistenza. Quindi io cosa vi devo dire? Con la mia bella felpina vi posso dire solamente di azionare la campanella, mettere un like, scrivere anche nei commenti quello che a voi più interessa vedere e sono sicuro che ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!